Buonasera, sabato 19 febbraio, ecco tutti i definitivi risultati degli anticipi per quanto riguarda i dilettanti regionali della Campania. Iniziamo dall'eccellenza Girone A. L'Albasagno vinceva sul San Vitaliano per 4-1, il Gladiator sul Campania per 1-0, l'Isola di Procida sulla Sanità per 1-0. Pareggio invece tra Stasia e Quarto 1-1, Striano Volturno 0-3, pronto il riscatto della Real Volturno, incredibile a Volla, ma veramente incredibile, il Ferrini passava per 0-2. Girone B, sempre dell'eccellenza, Agropoli Calpazio 1-1, Baratta Serre 1-1, Palmese Gelbison 1-0, San Valentino Ippogrifo 1-2, Sarnese Serino 3-0 ed infine Vise San Giorgio Campagna 4-1. Passiamo adesso alla promozione. Iniziamo dal girone A. Si sono svolte 6 gare, vediamo i risultati. Barano San Pio Mondragone 3-0, Zupo Inter Casertana 0-0, Frattese Forio 1-2, 0-0 tra Marcianise e Cellule. Il Sant'Arpino aveva la meglio sul Vitulazio per 1-0, 4 i gol della Virtus Carano sulla Boys Caivanese. Girone B. Anacapri Pompei 0-1, Mondragone San Sebastiano 1-1, Neapolis Massa Lubrense, ahimè, 1-2. Girone C, Atletico Benevento e Clanese 1-1, Massa Avellino Scandone 0-2, Real Suessola Bisaccese 1-0, Lione Mazzini a Tripalda 2-1, San Martino San Felice non disputata, cioè si giocherà domani, Venticano Ariano 3-0, Vis San Nicola, Torre Cuso 1-2, era la partita del big match fra la prima e la seconda, il Torre Cuso ha dimostrato di essere la migliore squadra di questo campionato, di questo girone, e ormai ha le porte spalancate per arrivare in eccellenza. Girone B, Capaccio Pestum Casullese 1-1, pareggio anche tra Don Bosco e Sporting Galba per 0-0, due principati contro Rocca d'Aspide 4-0, Ebolimare Valdianese 0-0, Gifonese Olianese 0-1. E allora a questo punto non rimane altro che rimandarvi a domani in Golden Goal, tante le novità, appunto ci divertiremo veramente, poi tutti i risultati sia dell'eccellenza che della promozione. Arrivederci a domani sera a Golden Goal 9:15, non dimenticate.